Beh, sicuramente ci aspettiamo una partita tosta contro una squadra, si può dire, quasi completamente diversa da quella dell'andata, perché comunque si sono rinforzati, hanno cambiato allenatore, ora sono molto più in fiducia di quanto lo erano all'andata. Quindi ci aspettiamo una partita, come ho detto, difficile, però penso che noi dobbiamo pensare molto a noi, dobbiamo pensare a reagire da questo momento un po' di difficoltà dal quale siamo e dobbiamo pensare a giocare con intensità, soprattutto in difesa, per tutti i 40 minuti. Ma quella partita è stata forse una delle più belle da quando sono qua, e anche perché eravamo senza Washington, anche loro erano senza un'americana, quindi diciamo ce la siamo giocate un po' alla pari e siamo andate lì alla fine spensierate con leggerezza, e è stata secondo me una delle poche partite nella quale abbiamo giocato veramente unite, e quindi dobbiamo cercare comunque in ricordo anche di quella partita a riunirci ancora di più e cercare di portarla a casa. Sì, è arrivata un'altra chiamata nel 3 contro 3 con la nazionale, sono molto contenta e molto felice di tornare a rivestire la maglia azzurra, soprattutto perché andremo a fare un torneo in Francia, e il 3 contro 3 è una disciplina che mi vede protagonista, diciamo, da qualche anno, ed è molto bello perché rispetto al 5 contro 5 si gioca a livelli molto più alti, con molta più fisicità e quasi zero pause. E quindi diciamo che c'è questa grande differenza, però a livello di magari di istinto ti tira fuori quel qualcosa in più, e quindi sono molto contenta. Sì, vedere il palazzetto pieno devo dire che ultimamente ci ha lasciato anche un po' sorprese, perché comunque so che soprattutto in casa non stanno arrivando i risultati che volevamo, però insomma abbiamo bisogno di tutto il pubblico, di nuovo il palazzetto pieno, perché ci dà veramente quella forza in più che magari a volte ci manca, e quindi insomma vi aspettiamo numerosi.